Faceva parte della base scientifica. Che fossero qui per indagare sulle tempeste. C'è ancora corrente. Com'è possibile? Modo di superare l'acqua. Thank you.
Devo rendere l'acqua sicura da attraversare. Magazzino e manufatti da una tomba antica. Cosa stavano cercando?
La regina del sole invecchia. Presto indicherà un erede. Temo che sceglierà me. Sono la sua favorita. Mi vizia, mi considera la sua preziosa primogenita. Non mi perde mai di vista. Mi pettina e mi abbiglia come se fossi una bambola. Tutto ciò mi turba oltre ogni dire. Ma a sconcertarmi di più è il modo in cui mi fissa. Come se si stesse rimirando allo specchio. L'Endurance. La stanno smantellando. Bene, prova adesso! Che palle! Quanti generatori vuoi? Si può sapere cosa se ne fanno? Non importa. Loro ci danno ordini, noi li chiudiamo, senza fiatare. La scorsa settimana gliene abbiamo mandati un sacco. Neanche avessero delle cazzo di luci da stadio. Abbassa la voce, fratello, se ti sentono alla fine. Attenzione là sotto, lo tiriamo su! Chissà che succede al palazzo. La montagna è avvolta nel fumo. In caso di problemi ci chiamerebbero. Sempre che la radio funzioni, si sentono solo rumori di fondo. C'è qualcosa che non va. Basta, fratello, smettila di parlare così, o sono guai. Aspettate, si è bloccato! Fanculo! Che lavoro di merda! Dai, fratello! Fratello, un cazzo! Sono stufo! Stufo di raccattare tutta questa merda! Qui ci facciamo il culo! E per cosa? Per padre Mattia? Quella cazzo di regina? Per quanto ci toccherà ancora? No! Insomma, che succede laggiù? Tutto bene? Tutto benissimo! No. Tu sbrigati con il generatore! Al lavoro, forza! C'è un'intrusa!
Guarda, servono rinforzi! Qua giù, c'è un'intrusa! Non ce la faccio! Non la vedo più! Accerchiamo! Lo sparo di lato! All'attacco! Sfacciato! Avanti! La straniera è morta! Attenzione là sotto, lo tiriamo su! Chissà che succede al palazzo. La montagna è avvolta nel fumo. In caso di problemi ci chiamerebbero. Sempre che la radio funzioni, si sentono solo rumori di fumo. C'è qualcosa che non va. Basta, fratello, smettila di parlare così o sono guai. Aspettate, è bloccato! Fanculo! Che lavoro di merda! Dai, fratello! Fratello, un cazzo! Sono stufo! Stufo di raccattare tutta questa merda! Qui ci facciamo il culo! E per cosa? Per padre Mattia? Quella cazzo di regina? Per quanto ci toccherà ancora? No! Aspetta! Che succede laggiù? Tutto bene? Qua giù! C'è un'intrusa! Penso io! La nostra base costiera è stata attaccata da nemici sconosciuti. Sospettiamo sia opera degli americani, giunti fin qui per sabotare le nostre operazioni.
Le comunicazioni sono saltate su tutta l'isola e abbiamo subito ingenti perdite. Molti dei nostri soldati sono spariti senza lasciare traccia. Tutti i superstiti si dirigeranno verso l'antico monastero per assumere il controllo dei fenomeni atmosferici. Ci aspettiamo una forte resistenza. Richiediamo rinforzi con la massima urgenza. Abbiamo un intruso. Ah!
presto! Alex, in che razza di guaio ti sei cacciato? Lara ha ragione. Quest'isola non è per niente normale. I fenomeni naturali che incasinano il tempo, la base militare, una regina del sole e una setta di pazzi fanatici. Sembra di essere in un gigantesco reality show, oppure in una candid camera di dubbio gusto. Che ci siano telecamere nascoste tra gli alberi. Se volevano farmi cagare addosso dalla paura, ci sono riusciti. Provo a riderci su, a costo di far incazzare Reyes. Devo rendermi utile in qualche modo, altrimenti qui esco completamente di testa. Magari fossi come Lara. Quella ragazza è incredibile. Non solo è geniale, ma può anche metterti KO in 2 secondi. Se fino ad ora non mi ha adocchiato, dubito che lo farà mai. Ma se facessi qualcosa di eroico per attirare la sua attenzione... dell'era Meiji, ovvero un lato è usurato, come per eccessivo sfregio.